Saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un bellissimo romanzo storico appena pubblicato dalle Edizioni Meravigli, che si intitola L'artiglio della mangusta di Giancarlo Mele, che abbiamo il grande piacere di avere nostro ospite perché ci parli di questo artiglio e del perché di questo interessante e particolare titolo. Quindi, come mia abitudine, io lascio subito la parola al nostro ospite. Prego Giancarlo, a te. Grazie Maurizio e grazie a tutti gli ascoltatori di Italia Medievale, a cui, come sai, sono molto legato. Sì, in effetti c'è un motivo, anzi, ci sono due motivi per cui per il libro è stato scelto questo articolo. Premesso che il protagonista della storia è Francesco Sforza, quindi stiamo parlando di un romanzo storico di ambientazione prevalentemente milanese sull'arco del 400. Siamo all'inizio del 400 e Francesco Sforza è un condottiero, un capitano di ventura, perché la scelta è stata quella in questo volume di privilegiare la prima fase della vicenda personale e biografica di Francesco Sforza, cioè quella che va sostanzialmente dagli inizi. Lui era, come sai, figlio di Muzio Attendolo Sforza, quindi era, diciamo così, un condottiero che aveva preso le armate e il nome dal padre, Muzio Attendolo Sforza, fino al momento in cui diventa duca di Milano. Quindi la vicenda è quella delle sue molteplici avventure, che sono e che si prestavano, secondo me, facilmente ad essere romanzate sul scenario di un'Italia del 400 divisa fra signorie litigiose, fra un regno, quello di Napoli, che ha al suo vertice una regina, Giovanna II, particolarmente attenta alle grazie maschili, in particolare quelle dei condottieri che di volta in volta vengono a combattere per lei, e un personaggio che ha dichiaratamente l'obiettivo di salire, di ascendere, di diventare potente, di possibilmente conquistare un feudo, se non addirittura un regno. Infatti, nella prima fase si mette in luce come Francesco Sforza faccia di tutto per accreditarsi come il favorito della regina, con vittorie roboanti all'interno di un contesto che vede peraltro altri condottieri, Caldora e su tutti, che sono privilegiati rispetto a lui. Non ho detto perché si chiama l'artiglio della mangusta, perché in realtà la modalità con cui Francesco Sforza giunge al potere ricorda in qualche modo l'azione della mangusta, perché quando Francesco decide, per una serie di motivi che non vado ad anticipare, a puntare altrove le sue ambizioni e sceglie il Ducato di Milano, al vertice del Ducato di Milano, come è noto, in quel periodo c'è Filippo Maria Visconti, l'ultimo dei Visconti, che non ha figli maschi, per cui ha una, diciamo, successione abbastanza problematica, e Francesco Sforza decide di trovare il sistema per diventare il duca al posto di Filippo Maria Visconti, il quale non è sicuramente l'ultimo arrivato. La storia è piena delle, in qualche modo, malefatte, ma soprattutto astuzie di Filippo Maria Visconti, un personaggio estremamente scafato e soprannominato già dai contemporanei la vipera. La vipera non solo e non tanto per il simbolo dei Visconti, che è il famoso biscione milanese, ma soprattutto perché Filippo Maria Visconti, in realtà anche il suo predecessore Giovanni Maria, hanno fatto in modo di colorare questa nobile bestia, nobile animale, di attenzioni e di colorazioni demoniache. Cioè la vipera è nota in tutta Italia in questo periodo per essere simbolo di potere, ma anche di inganno, anche di comportamento sleale sotto certi profili. In realtà Filippo Maria Visconti, che è il co-protagonista della storia, ha modo di valorizzare queste sue caratteristiche nell'arco di parecchi decenni, nella fattispecie con Francesco Sforza, promettendogli la mano della figlia legittimata, Bianca Maria Visconti,
legittimata perché era figlia di una, non era figlia della moglie, ma di un amante, e promettendola, oltre che a Francesco, a numerosi altri condottieri. Quindi assistiamo a una vicenda che per i contemporanei può sembrare abbastanza comica, e cioè questa ragazzina che fin dalla nascita viene promessa a destra e manca, perché il padre, grazie agli aiuti dei condottieri o dei signori che di volta in volta accettano di sposarla, danno una mano a Filippo per conservare il suo potere. E questo è uno dei punti chiave del romanzo. Si cerca di spiegare come la visione di Francesco Sforza sia completamente diversa rispetto ai signori della sua epoca. In questo periodo l'appoggio tra un signore e un condottiero di ventura è fondamentale, perché non esiste un esercito, diciamo, locale, non c'è il concetto di un esercito milanese, se non in misura minima. Quindi la forza o la debolezza di uno Stato dipende strettamente dalla condotta, cioè dalla capacità del signore dell'epoca di assicurarsi le prestazioni di un condottiero particolarmente vincente. E così assistiamo a un'autentica lotta per assicurarsi le prestazioni di Francesco Sforza, semplicemente perché ha un curriculum di vittorie dietro di lui che parla per la sua capacità di forza. Milano è al centro di una complessa situazione bellica che la vede contrapposta soprattutto a Venezia, e nel romanzo viene spiegato perché Venezia in questo periodo ha abbandonato sotto certi profili la sua politica tradizionalmente incentrata sul controllo dei mari per rassicurarsi e rinforzarsi sulla terraferma. Il motivo è evidentemente che c'è un'avanzata ottomana che mette a pregiudizio i suoi interessi. Ho risposto in qualche modo alla tua domanda? Ah, e quindi mangusta. La mangusta perché? Perché la mangusta è l'unico animale che è immune dal veleno della vipera. Quindi la mangusta, benché sia un animaletto apparentemente insignificante, è tale da riuscire ad uccidere persino una vipera che notoriamente ha la meglio su parecchi altri animali. Fra l'altro, io ho una tradizione di titoli ambientati e incentrati sugli animali, perché mi ricordo che l'artiglio della mangusta, che poi è questo romanzo, lo faccio vedere, viene dopo Il rapace, che racconta di Galeazzo Maria Sforza, e dopo Il tocco dell'ermellino, che racconta di Ludovico il Moro. Quindi in qualche modo c'era questo anche da creare un trait d'union, un fil rouge che leghi tutti i romanzi della saga a un animale che in qualche modo caratterizza il protagonista. Senti, sono tutte figure milanesi quelle che tu hai trattato nei tuoi romanzi. Dunque, sì, sono figure milanesi perché c'è in qualche modo una logica di valorizzare Milano. Io sono un autore milanese, ho la mia, diciamo, il mio background, il mio curriculum parla prevalentemente di valorizzazione del territorio, di Milano, del suo contado, però questi romanzi non parlano esclusivamente di Milano, in particolare questo, perché fatalmente trattando di un personaggio come Francesco Sforza, era pressoché inevitabile allargare il discorso alle signorie e i territori per cui Francesco Sforza ha combattuto, quindi Napoli, quindi la Marca Anconetana, l'Abruzzo, in qualche modo Genova e soprattutto coloro i quali sullo scenario internazionale si prospettano come grandi nemici di Milano, cioè la Francia in prima battuta. È il Ducato di Savoia. Quindi è in realtà chi leggerà questo romanzo avrà a che fare, diciamo, con un grande mosaico del primo Rinascimento italiano, in cui Francesco Sforza si muove come un parvenu,
perché non è nobile di estrazione, e questa è l'altra grossa novità del personaggio. Si muove in un contesto di nobili di elezione. I Visconti, per esempio, sono, come noto, dei nobili, non, la loro estrazione è clericale, mentre il nostro Francesco Sforza viene letteralmente dalla gavetta. Il padre era un contadino e lui si propone dichiaratamente come un uomo che vuole fare le sue fortune con la forza della spada e del suo coraggio e non con la politica. E quindi tu lo segui praticamente dalla sua origine fino a quando lui riesce a diventare duca di Milano, giusto? Sì, perché in realtà c'è già allo studio un altro volume che tratterà specificatamente del periodo in cui lui è duca. Io ho creduto di identificare nella figura di Francesco Sforza due componenti interessanti. La prima era quella dell'uomo in forte ascesa, quindi ho voluto in qualche modo delineare la prepotente ascesa di un uomo venuto dal nulla, che si fa forza, che si fa strada con il suo coraggio, con il suo ardimento, con la sua spada. Poi c'è la fase in cui lui è diventato Duca di Milano, in cui avrà modo, qua anticipo un po' i temi del prossimo romanzo, avrà modo di distinguersi e di caratterizzarsi fortemente rispetto al Ducato Visconteo, che era un ducato, quello visconteo, prevalentemente basato sul sostegno dell'aristocrazia terriera, quindi della grande nobiltà, mentre il Francesco Sforza sarà il duca della borghesia, sarà il duca dei mercanti, sarà l'uomo che riuscirà a esautorare l'aristocrazia, considerata sotto certi profili anche un po' parassitaria, per dare spazio invece alla borghesia, ai finanzieri, ai banchieri, ai mercanti. Naturalmente questa è un'operazione che avviene un po' in tutta Italia, perché fa la stessa cosa anche Cosimo de' Medici a Firenze, tanto per non far nomi. E un altro aspetto che io ho cercato di mettere in luce è come la grande capacità di Francesco Sforza è quella di delineare un progetto di governo che leghi in maniera stabile il grande capitale, rappresentato appunto da Cosimo de' Medici, con la forza bellica, e quindi stravolgerà Francesco in prospettiva anche quelle che sono le alleanze tradizionali di Milano, che con i Visconti era stata sempre fieramente avversaria di Firenze. Invece, proprio con Francesco Sforza e poi con i suoi successori, assistiamo a una blindatura dell'alleanza fra Firenze Medicea e Milano Sforzesca, che sarà anche il l'ago della bilancia della politica nazionale per tutto il periodo che arriva fino a Ludovico il Moro. Quindi io tendo sempre e cerco sempre nei miei romanzi non soltanto di dare evidentemente quello che il lettore si aspetta in termini di avventura, di tradimento, di coraggio, di amore, di seduzione, che sono gli ingredienti, chiamiamoli così, caratteristici che prendono e attirano il lettore, chiamiamolo così, normale, ma anche di dare una risposta a quello che io chiamo il lettore specializzato, che è il lettore di elezione dell'Italia medievale, cioè colui il quale cerca anche dal romanzo storico una chiave di lettura squisitamente storica. Io, rispetto ad altri che hanno trattato questo periodo, ho voluto soprattutto mettere in luce come Sforza rappresenta un momento di svolta, perché pone al primo posto la borghesia mercantile e riesce ad esautorare l'aristocrazia terriera. Questo comporterà, soprattutto per i suoi successori, che non sono purtroppo alla stessa altezza del fondatore della dinastia, dei grossi problemi, perché sappiamo che Galeazzo Maria Sforza sarà assassinato proprio per effetto di una congiura portata avanti dalla nobiltà, e anche il Ludovico il Moro, che viene celebrato più che altro per il mecenatismo che seppe portare a Milano in quel periodo,
sarà alla fine costretto a fuggire da Milano, avendo perso completamente l'appoggio che il padre era riuscito ad assicurare alla dinastia da parte della borghesia. È proprio il caso di dire parenti serpenti. Parenti serpenti, infatti, come sempre, anche in questo romanzo, io ci tengo molto a mettere in luce quelli che sono i rapporti interpersonali, dipingendo in una chiave, se vogliamo, un po' maliziosa, certe situazioni. Si vede, per esempio, nel caso di Francesco Sforza, e questo è un elemento tipico di questo periodo, come il matrimonio sia un evento politico e non coincide con l'amore. Quindi il nostro Francesco Sforza ha un unico grande amore, secondo la mia versione, che è Polissena Ruffo. Polissena Ruffo era una principessa calabrese che lui sposa quando era giovanissimo e che avrebbe dovuto assicurargli la posizione di viceré di Napoli. In realtà poi Polissena Ruffo viene assassinata, e qui non faccio anticipazioni, c'è una lunga parte del romanzo che spiega tutti i prodromi di questo attentato, di questo colpo di stato che porta all'assassinio di Polissena Ruffo, e lui rimane innamoratissimo di questa donna, tanto che parecchi suoi figli avranno il nome di Polissena, ma in seconda battuta decide di procedere nella sua ascesa sociale e politica attraverso matrimoni. Quindi sposa, per esempio, Maria Caldora, la figlia del suo nemico Jacopo, per in qualche modo giungere a una intesa con l'avversario. Sposa naturalmente Bianca Maria, che non conosce assolutamente, ma che gli consente di vantare dei diritti sul trono sforzesco. Quindi anche questa. Anche in questa sede, dico anche in questa sede perché è un tema che ho già affrontato sia nel Rapace che nel Tocco dell'Ermellino, questi signori hanno l'abitudine di contrarre matrimonio non per amore, ma per celebrare, consolidare, certificare un accordo politico o un'ambizione di carattere politico. Naturalmente questo non vuol dire che non ci sia l'amore, che però segue altri canali, altre strade. Nel caso di Francesco Sforza c'è Giovanna d'Acquapendente, la sua grande amante napoletana, che lo seguirà fino praticamente al matrimonio e anche oltre, dandogli una serie di figli, alcuni dei quali saranno ospitati a Palazzo Reale di Milano, a Palazzo Ducale, scusa, di Milano. Bene, dai, direi che ci sono tutti gli ingredienti della saga, no? Quindi io credo che la cosa migliore che si possa fare è consigliare a tutti di correre in libreria e acquistare questo bellissimo Artiglio della Mangusta, appena pubblicato da Edizioni Meravigli di Giancarlo Mele, che abbiamo avuto il piacere di avere nostro ospite e che ce ne ha raccontato alcuni spunti in modo da potervi invogliare all'acquisto. Grazie ancora, Giancarlo. Certo, io ti ringrazio e mi permetto di aggiungere anche un consiglio, visto che l'Artiglio della Mangusta è in qualche modo l'intera saga, con l'occasione si possono richiedere anche i due romanzi della saga completa, Il Rapace e Il Tocco dell'Ermellino, per avere una scena completa di quello che ha rappresentato la dinastia Sforza nell'arco dei 50 anni in cui ha dominato Milano. Grazie Maurizio e grazie a tutti voi. Perfetto.